tutto pronto per il terzo appuntamento in quel di Magione al Magione Circuit. 2507 metri di percorrenza alla 600 Open Stock, si apprestano a vivere un altro momento importante, quello centrale, forse quello che regalerà o che permetterà di ritagliare tantissimo spazio a tutti i piloti. Allora, a tra poco per l'inizio della gara della 600 Open. Eccoci qua, lui non si è neanche accorto che lo stavo intervistando, invece lui è un professionista e sapeva tutto. Ciao Gianluca, ciao. Tutto bene? Tutto bene? Ciao ragazzi. È andata bene la gara l'altra volta? Dai, ho perso di nuovo il podio, sempre, andare meglio. Sempre agli ultimi giri, ero lì terzo, sia in gara 1, terzo sia in gara 2. Perché hai la tua età? Perché ho la mia età, giusto? Dopo ti... Senti, dopo... ma qua a 568 gradi. Cosa vuoi fare? Cioè, pensi di provare a vincere? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Dopo tre gare che sono sempre lì al podio, lo perdo alla fine. Una volta dovrà andare sto podio. No, prima o poi ce la farò. Senti, come ti sei trovato? Com'è la pista? Ma sì, dai. Io mi diverto. È una pista come un'altra. Cioè, è una pista come un'altra, sicuramente ha delle pecche, però io... È molto tecnica e di conseguenza mi fa venire voglia di guidare per trovare il modo di andarci veloce. È una cosa mentale che ti scatta. Sì. Ma i primi turni di qualifica? Come sono andati? Eh no, dobbiamo farli adesso. Prima che hai fatto anche prove libere? Sì, le libere non sono andate male, sono in linea con il gruppo della banda 600 Open. Della banda Bassotti. Della banda Bassotti. Senti, ma tua moglie ti sta guardando? Le dedichiamo un pensiero. In realtà se ne sta andando, mi frega una mazza. È un pensiero, sì, meno male che c'è lei, perché se no qua la baracca sarebbe dura. Senza di lei sarebbe dura. Ciao. Ma tua moglie prima ti stava pulendo il casco? Sì, di solito mi pulisce il casco. C'è una tradizione. C'è una tradizione. Dai, raccontami la tradizione. Come che viene dalla scuola dei sub. Una bella sputata sulla visiera, una bella strofinata, e questa è la nostra. Allora la facciamo, dai, prima della qualifica. Si vergogna. Lei me lo pulisce così, lei sputa sul casco. Qui dall'autodromo dell'Umbria, qual è il metodo più efficace per pulire una visiera prima di entrare in pista? Lo sputo. Praticamente si sputa, si pulisce. Grazie ai coniugi Filippi, in bocca al lupo per... Viva lupo! Eccoci con Giordano Travagliati, Andrea Tomio, e qua siamo di fronte a una novità. Cosa ha combinato il signor Tomio? Mi ha chiamato giovedì, mi ha detto andiamo a Magione e proviamo la moto, dai, vediamo come va la moto. Quindi tu sei ufficialmente il suo test? Sì, dai, è un test che stiamo facendo con la nuova moto. È un test che è andato bene perché ha già fatto il primo tempo, diciamo. Tu non avresti fatto il primo tempo? No, infatti non l'ho fatto, io c'ho il quinto. Quindi finalmente abbiamo capito che lui può fare giusto l'allenatore, non può manco fare il pilota. Faccio il tecnico che mi viene meglio. Come ti sei trovato? Dai, molto bene, con tutto che è presto, però per dire che ho fatto il primo tempo, perché c'era una Q2, per cui vediamo. Però le percezioni sono positive, dai. Sì, c'è ancora tanto margine da migliorare, ma stiamo lavorando giusto. Tu invece? Io dopo, se c'è un posto su in sala stampa, vengo su, guardo la gara da su con te. Io spero che oggi funzioni l'aria condizionata, se no è un problema grosso. Va bene, dai. Va bene, allora dai, tu primo, ok, lui quinto, va bene, ci possiamo accontentare così. Vediamo di finire, di concludere la giornata così, dai. In bocca al lupo a tutti e due. Grazie. In griglia di partenza con Michele Filippi. Cosa ti aspetti da questa gara? Domanda classica. Classica? Ma... secondo te? Di fare una bella prestazione. Cazzo, ho fatto tutto io. Sei un grande, Michele. Ti aspettiamo a parco chiuso. Ciao. Ciao Milo.
Siamo in procinto della partenza con la pole position di Travagliati, Balella, Pozzo in prima fila partiti. Parte molto forte Giordano Travagliati, lo vediamo che cerca, anzi no, non è Travagliati davanti, ma si è issato davanti Giulio Mattia Balella con Travagliati che insegue, si trova ad inseguire Giordano Travagliati con Andrea Tomio, anche lui che cerca in qualche maniera di rinvenire dalla sua settima posizione, 1:13.750 per Andrea Tomio che non ha avuto un buono spunto e ci ha fatto sapere che in realtà non sarebbe dovuto partire, ha cercato di completare la gara un po' come è riuscito. Lo vediamo qui in bagarre piena nel tentativo di effettuare qualche sorpasso Andrea Tomio, Amati Luzzi Gioia sempre in seconda fila, terza fila Tomio, Sansavini Filippi, Cianna Caffagni Osler e poi via via tutti quanti gli altri piloti fino ad arrivare a Giuseppe Tedesco, mentre si sta andando un po' ad ultimare quello che tra poco potrebbe essere il primo giro, sverniciato in questo caso Andrea Tomio in rettilineo, viene sfruttata bene la scia, la potenza della sua moto non gli permette di rinvenire alla posizione precedente, mentre Travagliati sta già cercando di mettere alle corde Giulio Maria Balella. Vediamo se prova ad entrare, altra traiettoria, altro incrocio, tra poco li vediamo che sfrecciano, sverniciano per quanto riguarda il primo giro della classe 600 Open Stock. Vediamo che vanno ad ultimarlo il primo giro con Balella che si trova ancora davanti. Eccolo qui, passa Balella, sarà una gara molto lunga perché ci sono 14 giri, sappiamo però che i tempi di percorrenza di queste moto sono molto importanti, con Travagliati che cerca subito di mettere pressione su Balella, vediamo se sfrutta la scia, sì Balella passato da Giordano Travagliati, chiude molto bene, pinzando a sinistra Travagliati, adesso proverà a fare quello che aveva fatto in qualifica, aveva stampato un 1:12.8 in qualifica Travagliati, 1:13.1 Balella, 3 decimi di distanza, adesso vediamo e cerchiamo di capire qual è il ritmo, su che ritmo si attesta Travagliati, su che ritmo si attesta Balella, anche perché si stanno formando dei micro duelli, li stiamo proprio vedendo i primi due, poi ci sono il terzo e il quarto, poi ci sono il quinto, il sesto e il settimo, ma sappiamo che è una gara lunga, ancora Travagliati su Balella che aveva sfruttato la scia in precedenza, contro sfrutta la scia Travagliati e ripassa su Balella e qui cerca di dar gas, di crearsi quello che può essere uno spazio importante, con intanto anche Pozzo che sta rinvenendo, con Gioia tra poco che comparirà alle spalle. Sappiamo che Pozzo e Gioia sono sempre autori di gare particolari, partono pianino però poi rosicchiano e riescono sempre a rientrare in qualche maniera nella loro gara, nella loro performance, in quello che è, tanto bandiera gialla, cercheremo di capire anche a chi, che cosa è successo, se è successo qualcosa con Pozzo che in realtà mi sembra che stia cercando di andare a riprendere Giulio Mattia Balella. Questa è la realtà, con Pozzo che cerca di rinvenire Tomio, che ci aveva già fatto sapere nelle interviste pre-gara di non essere al meglio, di avere dei problemi di performance per quanto riguarda la moto, qui comunque compie con classe un buonissimo sorpasso, va ad allargare per garantirsi la posizione senza che possa essere controsorpassato, vediamo se viene sfruttata la scia su Andrea Tomio, no. Però attenzione perché inizia a guadagnare qualcosina Giordano Travagliati. Andiamo a vedere qualche piccolo slow motion da parte di Travagliati. Vediamo alle spalle Balella, c'è Pozzo, poi c'è Amati, sta rinvenendo dietro anche Luzzi. Partenza è stata abbastanza tutto sommato contenuta da parte di tutti i piloti che hanno mantenuto le loro posizioni. E effettivamente ci troviamo sempre in quelle posizioni con Travagliati, Balella, Pozzo, Amati, Luzzi e Gioia. Vediamo un po' quello che succede, tra l'altro tra poco vanno ad ultimare il terzo giro, tra poco vedrete 4 su 14, ma attenzione perché Travagliati sta iniziando a prendere il largo. Giordano Travagliati stampa un euro giro Travagliati, un secondo e 4 di scarto rispetto a Balella, Pozzo è lì che sta studiando la situazione, Amati anche lui lì vicino, perché in realtà quello che avevano fatto in qualifica era grosso modo vicino, adesso sta però uscendo fuori quel 12.8 di Travagliati. Cioè Travagliati aveva qualcosina in più già in qualifica e lo sta facendo vedere. Proprio qui negli ultimi due giri ha incasellato un buon vantaggio di 1.5 e sta continuando ad aumentare tra l'altro il vantaggio. Amati bloccati, Luzzi e Gioia alle spalle che non riescono a tenere il passo di quelli davanti, e allora sarà un grosso problema soprattutto per Gioia che poi va a giocarsi quella che è la classifica finale di competizione e per lui è fondamentale rosicchiare quanti più punti possibili. Travagliati sappiamo tutti essere una wild card, quindi la sua vittoria poi verrebbe ceduta a chi, vedremo, arriverà secondo, se sarà in classifica non è una wild card, però è una situazione abbastanza en passant, come direbbero i saggi. Tanto andiamo a vedere, le telecamere bugiano su Nicolas Luzzi,
che sta cercando in qualche maniera di rinvenire tra poco giro 5 su 14 di nuovo Travagliati, un martello hammer time, adesso è il momento del martello, adesso è il momento in stile Marc Márquez da parte di Travagliati, che continua a guadagnare 5 decimi a giro sulla rispettiva compagnia cantante. 5 su 14 vuol dire che siamo quasi praticamente a un terzo di gara, in realtà poco di meno, ma tra poco si concretizza il terzo di gara. Provano e attenzione, perché Amati sta venendo su Amati, mamma Travagliati, che derapata di Travagliati. Valella Pozzo, Amati ha staccato, importante, vabbè, Amati era già nel gruppetto per che si gioca la seconda posizione. Vediamo quello che succede non tanto davanti su Travagliati, che mi sembra sta facendo una gara tutta sua, costernata, costipata, importante, di tantissimi di rigori anche tecnici. Abbiamo visto adesso una piccola derapata, esce fortissimo dall'ultima curva, e qui effettivamente qualcosina sta prendendo anche Balella da Pozzo e da Amati. Mi sembra che stiano andando un po' ad incastrarsi le posizioni, e mi sembra che Amati ne abbia per provare tra poco magari anche il sorpasso su Pozzo. Vediamo, perché in realtà la situazione è abbastanza in questo momento normale, con 2,5 secondi da parte di Travagliati sulla compagnia cantante dietro. Balella che sta guadagnando qualche decimino, lo sta rosicchiando, è fondamentale per lui tenere anche quella posizione, sta cercando di tenere alle spalle Pozzo. Adesso bisogna capire, uno, le gomme, due, se qualcuno non si sta tenendo qualche cartuccia per il proseguo della gara. Chiaro che andare a prendere Travagliati in questo momento sembra un'impresa, una chimera, un'impresa impossibile, anche perché ha un bel margine e soprattutto bisogna anche effettuare dei sorpassi, che è una cosa che è assolutamente da considerare in questo momento, soprattutto da considerare vista la situazione che stanno andando a vivere i piloti. Qui vediamo un'immagine di Andrea Tomio che compie ultima queste curve, ci aveva detto, e ci stiamo accorgendo effettivamente, che ha dei problemi sulla sua moto, sta completando in maniera onorevole la propria gara, però qualche problemino lo ha anche Andrea Tomio, mentre sfrecciano davanti Amati e vedo dietro Pozzo, non vedo Giordano Travagliati, che tra poco taglierà presumibilmente il traguardo per quanto riguarda il 7 su 14. Vediamo ancora 6 su 14, si stanno un po' discrepando le posizioni, il gruppetto dei tre rimane lì invariato. Adesso entriamo nel settimo giro e tra poco siamo praticamente a metà gara, e allora da qui possiamo iniziare anche a fare un paio di calcoli, a capire quello che sta succedendo, a capire non tanto il vantaggio di Travagliati sugli altri, che è di 3,8, adesso sta veramente allungando in maniera importante e considerevole, ma se Balella riesce a tenere, soprattutto se quelli dietro, Pozzo e Amati, ne hanno per provare a rientrare in qualche maniera, ne hanno per provare a tenere la corda, anche perché è metà gara, fa un caldo veramente boia, un caldo incredibile. Vediamo intanto anche la lotta dietro alle spalle, Gioia non riesce davvero a trovare il giusto grip, la giusta performance su questo circuito, ha evidentemente qualche problema. Giacomo Gioia, che ci ha sempre abituato a dei bei sorpassi, a dei bei duelli, soprattutto nella parte centro finale della gara, ma vediamo che si è veramente creato un solco, uno spazio clamoroso, incredibile, tra i piloti di testa e i piloti un po' più attardati. Intanto abbiamo visto se non erro fosse San Savini che stava iniziando a subire qualche doppiaggio, o che comunque stava lottando per le posizioni centro finale della classifica finale, mentre tra poco spunterà un 8 su 14. Andiamo anche ad indugiare su quelli che sono gli altri piloti. Travagliati, ancora lui, passaggio importante ai Amati, sta iniziando a perdere, Amati sta iniziando a mollare, e allora può diventare una sfida per il secondo posto Balella Pozzo, con Pozzo che non molla, con Balella che sta tenendo la posizione, con Amati che sta via via perdendo, e perde tanto, qui ha perso tantissimo, un secondo è strano, non penso che ci sia un errore, vedo proprio una difficoltà anche della moto, vedremo anche se delle gomme, una resistenza maggiore, una resistenza minore da parte della sua moto per quanto riguarda la performance su questo circuito, il maggiore circuito, ricordiamo 2507 metri di percorrenza, 14 giri, una gara che potrebbe sembrare a tratti infinita, ma che in realtà è veramente breve, perché ripeto, 1,10 è una percorrenza molto veloce, chiaramente è una percorrenza che permette a chi sta davanti di allungare, a chi sta dietro di tentare, di provare qualche tentativo di riprendere la retta via. Andiamo a vedere qualche slow motion, questo è Michele Filippi, il grande Michele, ci ha regalato una bella intervista, però non era assolutamente al 100%, ce l'aveva detto, non tanto solo per la gara ma in generale, non aveva grandissime sensazioni, infatti il self-confident per quanto riguarda il circuito non gli ha regalato granché bene, un po' come Andrea Tomio, ne avevamo parlato prima,
super straconcentrato prima della gara, mentre intanto passa Giordano Travagliati per fare il 9 su 14. Guardatelo qui, davvero, davvero uno squalo, bisogna chiamare lo squalo, peggio di Nibali, di Vincenzino Nibali, quando sul al Tour de France scalava quelle vette, andava a prendersele di slancio, di forza e di peso. Balel, ai, non c'è più Pozzo, non c'è più Pozzo, clamoroso, clamoroso, Pozzo non c'è, quindi o un ritiro o un guasto o una caduta. A questo punto non penso caduta perché non vedo bandiere gialle, il ritiro di Pozzo, e questo cambia clamorosamente tutto quanto, tutti gli scenari. A questo punto anche lo stesso Amati può davvero probabilmente accontentarsi un po' di quello che può essere, e a questo punto davvero potrebbe finire veramente in maniera importante questa gara. Vediamo quello che succede con anche dei vari tentativi che vengono effettuati alle spalle, con dei doppiaggi che stiamo vedendo ultimati. Nono giro, Pozzo si ritira e Gioia intanto adesso inizia davvero a farsi forte. Occhio, perché Gioia sta iniziando a farsi forte e ha passato Caffagni, infatti l'abbiamo visto. Travagliati continua a guadagnare, a guadagnare qualcosina. A questo punto che potrebbe davvero finire così, lo vedremo. Travagliati, Pozzo che non c'è più, quindi Balella, Amati, ma guardate dietro che sfida che si sta inerpicando con Gioia, che ha appena passato Caffagni e adesso sta provando a passare anche Luzzi. Vediamo se subito prova ad entrare. Io ve lo ripeto, occhio a Giacomo Gioia, che è un pilota che viene sempre fuori alle spalle e in retrovie riesce sempre in qualche maniera a trovare qualche guizzo. Qui il guizzo l'ha trovato per scavalcare Caffagni, per provare a lanciarsi all'inseguimento di Nicolas Luzzi, che non riesce comunque a scappare, segno che il ritmo di quei tre quello è, e quello devono farsi bastare. Mentre andiamo anche ad indugiare con le nostre camere su Osler, e qui la sfida pazzesca tra Luzzi, Gioia e come diceva prima Giacomo Caffagni, che partiva dall'undicesima posizione e ha perso adesso qualcosina, ma ha già effettuato una buona rimonta dal punto di vista pratico, tecnico e con Cionna. Abbiamo visto passare Cionna, vediamo passare Tomio, veramente molto piano Tomio, ma abbiamo capito avere anche lui qualche problemino. È passato Donati, stanno passando un po' tutti quanti i piloti, anche Salvatore Corvo, mentre tra poco uscirà fuori la scritta 11 su 14. Si gira Travagliati, che sa di avere un buon gap, un gap che non è però aumentato. Travagliati ha un po' tra l'altro diminuito, ancora si gira Travagliati, non capisco se ha qualche problema Travagliati. Cosa sta accadendo? Non lo so, sta accadendo qualcosa. Ah, un pezzo di moto forse addirittura. Non capisco Travagliati. Forse adesso sta provando a scalciarlo via. E chissà che questo problema non possa fare in modo che possa tornare sotto anche Balella. Incredibile. Vediamo ancora se la moto di Travagliati ha questo pezzo. Travagliati prova a tirargli un calcio a un pezzo di carena della moto, ma non riesce a farlo fuori. Allora attenzione, perché quel pezzo di carena potrebbe anche creare, compromettere la gara di Travagliati sulla ruota. Io penso che Travagliati stia cercando di scalciarlo per mandarlo via. Gioia intanto ha passato di peso, di forza Nicolas Luzzi, che adesso si trova a combattere con Caffagni per la quarta posizione. Questa è un'inquadratura fissa su Giordano Travagliati, che tra poco andrà a passare il dodicesimo giro. Deve tenere Travagliati qui, addirittura non riesce neanche a effettuare il doppiaggio. Qua sarà furioso Travagliati perché non gli viene concessa la possibilità di effettuare subito il doppiaggio, poi viene concessa da Giuseppe Tedesco, affronta la chicane che lo porta al dodicesimo giro su 14. Vediamo se ha perso, perché effettivamente sta continuando a combattere. Guardate col piedino come scalcia, si inizia a intravedere un po' più vicino Balella, anche se dovrà effettuare un doppiaggio. Ma Travagliati sta provando davvero una... viene da ridere, ma poverino, immagino la fatica che stia facendo, anche perché a questo punto ha deciso di non tirargli più nemmeno i calci, ha deciso di tenere lì quel pezzo che non se ne va via, rimane lì, fa la piega con lui, si incastra dentro la moto, lo sente sicuramente, è volato via quel pezzone adesso. Qualcuno prova con un calcetto ad evitarlo, bisogna capire se non avrà problemi anche a livello di grip la moto di Travagliati, che manca di un pezzo. Una scena bellissima, ripeto, non bella sicuramente perché la sta vivendo sulla moto, ma sicuramente sta cercando in qualche maniera di portare a casa la vittoria. Giordano Travagliati, questo è Matteo Osler, l'inquadratura per lui, mentre dietro indugiamo un po' su quella sfida tra Luzzi e Caffagni, con Caffagni che sta provando in tutte le maniere a passarlo. Andiamo anche un po' a vedere dietro, mi sembra che Amati si sia accontentato della terza piazza e non ne abbia più per provare nemmeno a rinvenire su Balella. Vediamo se Travagliati può avere qualche complicazione da questo punto di vista, da questa situazione. Io sto vedendo comunque Balella molto tranquillo con Amati alle spalle. Tra poco passano per il tredicesimo giro e non mi sembra grosso modo che ci possano essere grandi problemi con Travagliati che passa. No, assolutamente no,
Ultimo giro, Giordano Travagliati in derapata sta andando a prendersi di forza, di peso, di slancio la vittoria. Alle spalle Balella, che ha comunque avuto la bravura di saper tenere, di provare a tenere. Insomma, Travagliati abbia un po' diminuito, perché sicuramente in questa curva l'ho visto molto più vicino. Balella non così vicino da poter andare a riprendere il buon Travagliati, però no, effettivamente Travagliati va ad ultimare quello che è l'ultimo giro, il final lap per quanto riguarda la classe 600 Open e stock. Andiamo ad affrontare anche le ultime curve per, abbiamo visto prima la sfida ancora tra Luzzi e il buon Caffagni, con Gioia che ha veramente staccato la compagnia. Chissà che se ne avesse avuto qualcosa di più magari per poter impensierire, stare dietro, andare a proseguire quello che è un po' il suo percorso. Questo è Amati che si sta andando a prendere anche lui di peso la terza posizione, mentre vince Super Giordano Travagliati. Una gara complicatina, che si è resa complicatina alla fine con quel pezzo di carena che è volato via. Esulta Balella, vedete com'è contento Balella, ma sarà sicuramente anche Francesco Amati che si prende la terza piazza. Vanno a concludere, a completare il podio. Arriva Giacomo Gioia di forza, di peso e di impeto. Caffagni che ha staccato Luzzi e finisce così. Vince Travagliati, secondo Balella, terzo Amati. Brutto vederti arrivare così, cosa è successo? Allora, non lo so, non riesco veramente a capirlo. Ho tirato via le marce e la moto è andata dritta, dritta, come quasi che una marcia sia rimasta a metà. Ma non lo so, non riesco veramente, non c'era più freno motore. Quindi ho una marcia e è rimasta a metà o... Non riesco a capire, cazzo. Strano, perché non ti vedo arrabbiato. Cioè, vedo che stai cercando di capire, ma non... Sto cercando di capire, credimi, guarda, non riesco a dargli bene un senso. Ho scalato, poi ho sentito come che non c'era il freno motore. Non vorrei che mi ha dato una marcia a metà e non... ma era una staccata abbastanza al limite, sono andato via dritto, mi sembra non ci fosse il freno motore. Senti, un'altra cosa, terza gara di campionato, cosa possiamo dire? E niente, che se volevo cercare di giocarmi la seconda piazza in campionato ho buttato tutto, basta. La prima era un po' più difficile perché Gioia aveva svariati punti, la seconda ci poteva anche stare e adesso è andata. Va bene così, dai. Grazie. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un saluto e un applauso ai ragazzi della 600.